Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con i ragazzi della Misericordia di Subiano, dove Jessica Pittarello ci racconta quelle che sono state le loro esperienze in questo periodo sicuramente non facile. Intanto adesso mi immagino che sia più tranquillo il vostro lavoro, Jessica. Allora, ora diciamo che siamo più rodati e più esperti, tra virgolette, nel gestire la situazione. Chiaramente noi operiamo sempre con un livello, non abbassiamo la guardia, con un livello alto, perché non è il momento, dopo tutti gli sforzi e sacrifici che ha fatto la popolazione e che stiamo facendo, non dobbiamo ricadere in quella che è, diciamo, che sono stati i momenti più forti che abbiamo passato in questi mesi. Quindi noi operiamo sempre con un livello di guardia alto. Inizialmente non eravamo pronti a questa emergenza che ci ha colto, diciamo, un po' così su due piedi. Infatti inizialmente c'è stata un po' tutta la corsa nel reperire DPI, nel leggere protocolli che ci sono stati fatti apposta per operare in questa emergenza. Diciamo che la popolazione, soprattutto quella di Subiano e Capolona, ci è stata molto vicino e ci ha aiutato sia moralmente in questa emergenza, sia donando molti DPI, e come avete visto tutti, mascherine, guanti. Questa emergenza, diciamo, inizialmente eravamo un po' sprovvisti, quindi la popolazione, tante aziende, tanti privati ci hanno fatto molte donazioni. E noi li ringraziamo perché diciamo che senza di loro saremmo dovuti andare ad operare anche magari con maggior ansia e preoccupazione di essere sprovvisti di tutto il materiale. Diciamo che sono state cambiate anche chiaramente non solo il modo di operare, perché come sapete, avete visto, dobbiamo vestirci, abbiamo dei protocolli di vestizione, dobbiamo metterci tutti i DPI, ma anche il modo di socializzare e di vivere quella che era la Misericordia prima. In sede ci sta solo le persone che chiaramente sono in turno, non possiamo stare tutti insieme come prima, non mangiamo più tutti insieme, quindi non è più quella sorta di famiglia che avevamo imparato a conoscere, che vivevamo tutti i giorni. Ma chiaramente ci siamo adoperati a mantenere quelle tecniche che la popolazione fa come distanziamento sociale, ma che noi, anche operando, diciamo, dobbiamo mettere in atto. Comunque è stato un bel lavoro di squadra, dai. È stato un bel lavoro di squadra, sì, quello indubbiamente. Ci siamo aiutati tutti, ci siamo fatti forza tutti, coraggio sia il personale dipendente sia i volontari che sono stati attivi. Non solo nel servizio di emergenza, ma anche in tutti gli altri servizi del contorno, come per esempio portare a casa la spesa alle persone anziane, fare il controllo, il cosiddetto checkpoint all'interno degli ambulatori che abbiamo vicino alla Casa della Salute da noi alla Misericordia. Quindi anche volontari che non hanno fatto emergenza si sono adoperati a fare altri tipi di servizi utili e indispensabili in questo momento di emergenza, che non ci aspettavamo, ecco. E sicuramente ne siete usciti più forti anche a livello personale. Soprattutto. Bene, a questo punto io vi ringrazio, come immagino vi hanno ringraziati già tutti quanti, ragazzi. Siete davvero forti. Grazie.